bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere dall'etichetta, io oggi ho deciso di utilizzare questo filato dell'Alice, Alice Sal Abillé. Allora, vi dico subito la composizione di questo filato. Questo filato è 80% acrilico, 10% poliestere, 5% pagliette, 5% lurex. È un gomitolo da 100 grammi ed è 410 metri. Va lavorato con l'uncinetto dal 2 al 4. Allora, io oggi ho scelto questo rosa, che è un rosa molto, diciamo, dalla camera sembra un rosa acceso, invece è un rosa molto molto delicato. Quindi è un filato d'effetto perché contiene queste micro pagliette e quindi dà un tocco di luce in più. Quindi penso che questo filato con questa tonalità di rosa molto, lo trovo molto femminile e con un punto in rilievo viene fuori veramente un lavoro molto bello. Allora, questo filato lo potete trovare nella merceria di Giuseppe Coletti. Nel box informazioni sotto al video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coletti e il numero di telefono. Ok, quindi adesso che vi ho presentato il mio filato possiamo iniziare con la nostra lavorazione del nostro progetto. Come qua. Allora, provo a spiegare un pochino la lavorazione di questo progetto. Allora, noi lavoreremo su un multiplo di 8 catenelle. Dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi, ok? Quindi, in base ai nostri centimetri, dobbiamo calcolare il multiplo di 8 e arriviamo alla nostra misura. Ora, io questo progetto questa volta non inizio con le catenelle, ma inizio con le maglie alte, quindi faccio una lavorazione senza le catenelle, che poi nel video, nel tutorial, vi spiego come fare. Quindi facciamo le nostre maglie alte e chiudiamo a cerchio, lavoriamo poi il punto e non so se si chiama punto canestro, io veramente ho visto uno schema, ho visto che era molto facile, quindi ho scelto di fare questo punto. Quindi lavoriamo dal basso verso l'alto, ci fermiamo poi qui sotto le ascelle e la parte del busto, poi questa la mettiamo un attimo in pausa perché poi facciamo le maniche le facciamo a parte, che poi vanno cucite proprio qui sotto le ascelle. Cucite le maniche, poi dobbiamo lavorare tutto a giro, quindi dobbiamo prendere la parte del busto, le maniche che andiamo a cucire qui sotto le ascelle, e poi lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare ad un'altezza che poi man mano che lavorate lo provate, insomma, prima di arrivare alle spalle. Quindi io sono a metà spalla, mi fermo e inizio a lavorare le maglie alte in costa davanti e in costa dietro, in modo da ottenere un bordo abbastanza largo e lasciare scoperto un pochino le spalle. Quindi questa volta ho scelto di fare un modellino così, anche perché diciamo fra qualche mese arriva la primavera e io voglio già preparare qualcosa. Va bene, tutto qui. Il lavoro, come dico sempre, è più difficile a spiegare che a farlo, perché poi è una lavorazione molto semplice, il punto è facilissimo, però dà un bell'effetto, almeno a me piace questo punto, tipo questi quadrettini, oppure punto canestro, non so come si chiama, comunque va bene. Quindi comunque, per qualsiasi problema, come vi dico sempre, contattatemi in privato su Facebook, non scrivetemi sotto i commenti del video con quante catenelle devo iniziare, per una 46 quante catenelle devo fare, perché io non vi posso rispondere, quindi, perché non conosco il vostro filato, non conosco il vostro uncinetto, non conosco neanche la vostra mano e soprattutto non conosco le vostre misure, quindi io non posso dire con quante catenelle dovete iniziare. Dovete prendere la circonferenza dei vostri fianchi, prendete il metro, girate il metro tutto intorno ai vostri fianchi, prendete la vostra misura e poi fate
tante maglie alte fino ad arrivare alla vostra misura calcolando il multiplo di 8 catenelle. Va bene? Vi faccio un campione come inizio la mia lavorazione, poi del punto che andiamo a fare oggi. Quindi io userò questo filato che ho in casa e lavoro con l'uncinetto del 4. Vabbè, voi comunque lavorate con l'uncinetto che vi indica, diciamo, il vostro filato nell'etichetta che usate del vostro filato. Allora, faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, inserisco l'uncinetto, prendo il filo, così. Quindi adesso 3 punti sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e esco da 1, poi esco da 2 ed esco da 2. Quindi le 3 catenelle iniziali sono la prima maglia alta. Noi abbiamo fatto 4 catenelle, quindi abbiamo lavorato nella prima catenella delle 4. Quindi questa è la prima maglia alta e questa la seconda. Ora filo sull'uncinetto, giriamo leggermente il lavoro e qui dove abbiamo le due costine, qui so se si riesce a vedere, abbiamo le due costine, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, tiriamo leggermente su, ma poco poco. Prendo di nuovo il filo ed esco da 1, filo sull'uncinetto, esco da 2, filo sull'uncinetto ed esco da 2. Ripetiamo. Allora, filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro e qui dove si sono formate, si è formata questa diciamo questa catenella, ecco questa. Prendiamo tutte e due le costine, quindi filo sull'uncinetto, esco, tiro leggermente su, adesso filo ancora sull'uncinetto ed esco da 1, ancora esco da 2 ed esco da 2, ancora. Ecco, non so se si riesce a vedere dal video. Qui abbiamo due costine. Ecco, quindi prendo l'uncinetto, cioè scusate, il filo, tiro leggermente, filo sull'uncinetto, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Quindi adesso vado avanti fino diciamo ad arrivare alle maglie alte che mi servono. Allora, per quanto riguarda le misure, dobbiamo prendere la circonferenza dei fianchi. Prendendo la circonferenza dei fianchi, quindi facciamo tante maglie alte fino ad arrivare alla misura, alla nostra misura. Iniziando la lavorazione così con le maglie alte, il lavoro non risulta teso. Quando noi facciamo le catenelle e poi lavoriamo le maglie alte, la base, diciamo, le catenelle risultano tese, quindi tira. Invece, così con questo metodo, iniziando direttamente con le maglie alte, secondo me è molto molto meglio. La lavorazione viene morbida. Ok, allora vi ricordo che dobbiamo lavorare su un multiplo di 8 catenelle, quindi fate 8 8 8 8 fino ad arrivare alla vostra misura prendendo la circonferenza dei vostri fianchi. Ok, io nel mio lavoro ho iniziato con 128 maglie alte per la circonferenza che serve a me, 128 maglie alte. Quindi andiamo avanti con le maglie alte e poi iniziamo la lavorazione. Io ho fatto 40 maglie alte. Adesso facciamo 3 catenelle,
che sono la prima maglia alta, e lavoriamo delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Quindi abbiamo fatto 3 catenelle che sono la prima maglia alta, adesso facciamo una maglia alta in costa dietro. Quindi entro dietro al lavoro, inserisco l'uncinetto, passo sulla maglia alta e rientro dietro. Prendo il filo e faccio una maglia alta. Adesso maglia alta in costa davanti. È la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel maglione spigadoro, quindi abbiamo fatto come chiamarlo, un bordo, un elastico. Quindi è la stessa lavorazione che abbiamo fatto le maglie alte in costa davanti, in costa dietro. Quindi sto facendo una maglia in costa davanti, una maglia alta in costa dietro. Adesso maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. Scusate, qua non ho chiuso. Allora, in costa dietro, maglia alta in costa davanti. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Così. Mi dispiace se non si vede benissimo. Comunque, dobbiamo lavorare in questa maniera. Io per fare il campione ho messo su 40 maglie alte. Adesso lavoro 3 catenelle, che sono la prima maglia alta. Adesso lavoriamo delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Quindi io le chiamerò per comodità un dritto e un rovescio. Ok? Quindi facciamo un dritto, una maglia alta in costa davanti. E vado sotto la prima, cioè la maglia seguente, vado sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta, maglia alta in costa dietro, quindi rovescio. Inserisco l'uncinetto dal dietro al lavoro, così passo sulla maglia alta e rientro dietro, prendo il filo e faccio una maglia alta. Forse è meglio se prendo un uncinetto mezza misura più grande. Ok, adesso maglia alta in costa davanti, così. Adesso facciamo il rovescio, maglia alta in costa dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro, così dal retro, passo sulla maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia alta. Così, dritto, rovescio, in questa maniera, dritto, rovescio, e vado avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro, quindi ho fatto le mie maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Adesso vado a chiudo con una maglia alta nell'ultima maglia alta. Quindi l'ultima maglia alta sono 3 catenelle. Io vado nella terza catenella e faccio una maglia alta. Così. Adesso chiudo il mio lavoro a cerchio e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Così. Con una maglia bassissima, lavoro 3 catenelle, sono la prima maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi qui abbiamo la maglia alta in costa dietro e lavoriamo una maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti. La maglia alta in costa davanti è molto facile da vedere anche perché è in rilievo. Quindi facciamo una maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti. Quindi andiamo avanti così fino ad arrivare a 6 centimetri. Ovviamente io non arrivo adesso a 6 centimetri, quindi finisco il giro e poi iniziamo la lavorazione. Finisco il giro, sto finendo il giro delle maglie alte in costa. E adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima.
qui poi andiamo a cucire, dove qui ho messo un marcapunti in modo da tenerlo così chiuso. Allora, facciamo conto che io sono arrivata ai miei 6 centimetri, ok? Quindi adesso iniziamo la lavorazione del maglione e iniziamo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, come sempre. Quindi andiamo nella maglia seguente, lavoriamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi facciamo il primo giro tutto a maglia alta. Così lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta per tutto il giro. Chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Così. Adesso dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro, quindi facciamo 4 maglie alte in costa davanti, 4 maglie alte in costa dietro. Quindi faccio una maglia bassissima, vado qui nella maglia alta, vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, così. 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Quindi abbiamo fatto 4 maglie alte in costa davanti. Adesso lavoriamo 4 maglie alte in costa dietro, quindi entro dal dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Quindi ho fatto la prima, la seconda, la terza e la quarta. Così. Adesso lavoriamo 4 maglie alte in costa davanti. 1 2 3 4 e andiamo avanti e lavoriamo 4 maglie alte in costa dietro, poi ancora 4 maglie alte in costa davanti. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Giro, quindi devo fare la mia ultima maglia alta in costa dietro e chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti, quindi prendo il filo, scusate, è scappato il filo, e inizio con 3 catenelle. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi facciamo 4 maglie alte in costa davanti sulle 4 maglie alte in costa davanti, 4 maglie alte in costa dietro. Quindi facciamo, abbiamo fatto le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, la seconda, la terza e la quarta. Adesso 4 maglie alte in costa dietro. 1 2 3 4. Così. Andiamo avanti. 2 scusate, 4 maglie alte in costa davanti. 1 2 3 4 4 maglie alte in costa dietro. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Del giro, quindi faccio la mia ultima maglia alta in costa dietro e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. E questo è il nostro punto. Adesso dobbiamo invertire i punti.
Quindi qui abbiamo le maglie alte in costa davanti e qui le maglie alte in costa dietro. Quindi adesso, dove abbiamo le maglie alte in costa davanti, lavoriamo le maglie alte in costa dietro. Quindi faccio una catenella. Prendo il filo sull'uncinetto, vado dietro al lavoro, passo proprio qui nella prima maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e faccio una maglia alta. Così, quindi abbiamo già la prima maglia alta in costa dietro. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in costa dietro. Vado nella maglia seguente, ancora una maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Qui abbiamo le maglie alte in costa dietro, quindi lavoriamo 4 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 3 e 4. Qui abbiamo 4 maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo 4 maglie alte in costa dietro. 1, 2, 3 e 4. E quindi adesso andiamo avanti per tutto il giro. Nel prossimo giro lavorate le maglie come si presentano, quindi maglia alta in costa davanti sulla maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro sulla maglia alta in costa dietro. Quindi dobbiamo fare ripetere sempre questi giri, ok? Quindi adesso fate questo giro, poi lavorate le maglie, ripeto, come si presentano, quindi dobbiamo fare due giri uguali. Nel terzo giro dobbiamo invertire i punti. Dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, dobbiamo lavorare la maglia alta in costa dietro per due giri. Quindi ogni due giri cambiamo, dobbiamo invertire i nostri punti. E così fino ad arrivare, quindi noi stiamo partendo dal basso. E andiamo verso su, quindi dobbiamo lavorare fino ad arrivare sotto le ascelle. In pratica facciamo la stessa lavorazione del maglione spiga d'oro, però abbiamo cambiato punto. E per farvi vedere, diciamo che possiamo fare questa, come dire, questa tecnica di lavorazione, fare prima, diciamo, la parte sotto del maglione, il busto, poi facciamo le maniche a parte che poi dobbiamo unire. Diciamo, possiamo fare questa lavorazione con qualsiasi punto noi vogliamo, ok? Quindi, ripeto, andiamo avanti adesso fino ad arrivare sotto le ascelle e poi andiamo avanti insieme. Quindi, man mano che lavorate, lo provate, quando siete sicure che siete arrivate alla vostra all'altezza che desiderate, poi vi fermate, poi andiamo avanti e iniziamo a fare la manica. Qua, allora, io sono andata avanti con la mia maglia, mi sono fermata sotto le ascelle, quindi sono andata avanti per 41 centimetri, contando anche l'elastico. Ho già diviso il mio lavoro. Allora, io in tutto ho 30 motivi. Ho già diviso il mio lavoro e ho fatto 13 motivi davanti, 13 motivi dietro e 2 qui, dove ho messo i marcapunti perché qui dobbiamo unire la manica. Va bene? Ora io vi faccio vedere che ho già fatto una manica. Eccola. Allora, ho iniziato con 40 maglie alte con l'uncinetto del numero 3 e ho lavorato per 6 centimetri. Dopodiché, con l'uncinetto del 3 e mezzo, ho lavorato 4 motivi. Dopo sono andata avanti, ho fatto ancora 4 motivi con l'uncinetto del numero 4 e poi ho finito la mia manica, ho lavorato tutto, diciamo, tutta questa parte con l'uncinetto del 4 e mezzo. Ok, ora io ho iniziato l'altra manica
E ovviamente non vi faccio vedere come iniziare di nuovo il punto, perché insomma l'ho spiegato all'inizio del lavoro nella maglia e quindi è la stessa lavorazione. Quindi dobbiamo iniziare con 4 maglie alte in costa davanti, 4 maglie alte in costa dietro, ok? Quindi dobbiamo fare la stessa lavorazione. Vi ripeto ancora, il bordo. Le maglie alte in costa davanti e in costa dietro ho lavorato per 6 centimetri con l'uncinetto del 3, dopodiché con l'uncinetto del 3,5 ho lavorato 4 motivi. Ancora con l'uncinetto del numero 4 ho lavorato ancora 4 motivi e poi sono andata avanti fino alla fine con l'uncinetto del 4,5. Quindi fate la stessa cosa e poi ci ritroviamo quando dobbiamo unire le maniche qui, dove ho i marcapunti. Quindi contate i vostri motivi, piegate bene il vostro lavoro, sovrapponete i motivi uno sull'altro e poi mettete dei marcapunti. Quindi lasciate 2 motivi, 1 e 2. Se i motivi sono dispari, un motivo in più lasciatelo sul davanti, quindi vi segnate qual è il davanti e il dietro. Se i motivi sono dispari, quindi quando si hanno i motivi dispari, un motivo in più va sempre messo sul davanti e non sul dietro, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi se c'è un motivo in più, va bene perché la lavorazione risulta più morbida per quanto riguarda per il seno, ecco. Va bene? Quindi andiamo avanti, facciamo le maniche e poi ci ritroviamo. Ora io ho fatto le mie maniche. E come lunghezza sono arrivata a 42 centimetri, quindi le mie maniche sono 42. Vi ricordo ancora come ho lavorato le maniche, quindi ho iniziato con 40 maglie alte con l'uncinetto del numero 3 e ho lavorato per 6 centimetri. Poi ho fatto 4 motivi con l'uncinetto del 3,5. In realtà, diciamo, i motivi sono 8 perché ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Però per facilitare io li conto in questa maniera, le maglie alte in costa dietro che si vedono di più. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 con l'uncinetto del 3,5. Poi ancora 4 motivi, 1, 2, 3, 4 con l'uncinetto del 4 e poi ho finito la mia manica con l'uncinetto del 4,5. Ok? Quindi prendete la misura, man mano che lavorate la provate, dovete arrivare sotto le ascelle, quindi questa manica arriva sotto le ascelle e non sulla spalla. Ora, per dividere il lavoro, io in tutto ho 30 motivi, quindi ho diviso il mio lavoro e ho lasciato 12 motivi davanti, 12 motivi dietro, 3 qui per attaccare la manica. All'inizio avevo detto che lasciavo 2 motivi, invece poi mi sono resa conto che 2 motivi sono pochi e quindi ho deciso di lasciare 3 motivi. Quindi 3 da questa parte e 3 dall'altra. Ora, per attaccare la manica, qui noi abbiamo le maglie alte in costa dietro. Quindi dobbiamo fare in modo di far combaciare bene i nostri punti. Se qui abbiamo le maglie alte in costa dietro, la manica dobbiamo attaccare la manica dove abbiamo le maglie alte in costa davanti. Quindi facciamo continuare il lavoro e metto così. Allora prendo qualche spillo per farvi vedere e faccio 1, 2, 3 e quindi vado, chiudo questo pezzo. Allora, chiudo questi 3 motivi. Ora, per chiudere i motivi, andiamo a cucire questo pezzo, quindi con ago e filo. Non cucio con l'uncinetto, ma con l'ago e il filo. E la stessa cosa faccio da questa parte. Quindi prendo la mia manica. Qui ho le maglie alte in costa davanti, quindi se devo unire le mie maniche, dove ho le maglie alte in costa davanti, io vado a mettere le maglie alte in costa dietro, qui così. Allora prendo qui un marcapunti così. Ora
poi 2 e 3, così. Ok, e quindi adesso dovete cucire questa parte. Quando questa parte è cucita, poi possiamo andare avanti con la lavorazione. Allora, cucite tutte e due le maniche e poi ci ritroviamo. Scusate, io ogni volta sbaglio con questa videocamera. Allora, ho cucito le maniche, ok? Ho cucito tre motivi, sia da una parte che dall'altra. Ora io non vi faccio vedere come vado a cucire le maniche, anche perché io non sono bravissima a cucire, quindi è inutile che vi faccio vedere qualcosa che non so fare bene, ok? Quindi cucite qui le maniche, adesso iniziamo la lavorazione. Allora, qui abbiamo le maglie alte in costa davanti, avvicino un po' così. Abbiamo le maglie alte in costa davanti, quindi io inizio da qui la lavorazione. Prendo il filo. Lascio il filo un pochino lungo così poi lo vado a nascondere. Faccio 3 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta, quindi ho fatto 4 maglie alte in costa dietro. Adesso vado qui dove ho la manica, quindi qui abbiamo 4 maglie alte in costa dietro e lavoro 4 maglie alte in costa davanti. 1 2 3 4 4 maglie alte in costa dietro. 1 2 3 e 4. Quindi adesso dobbiamo lavorare normalmente, quindi lavoriamo i nostri motivi ogni 2 giri e invertiamo i punti come abbiamo fatto fino adesso, solo che adesso lavoriamo insieme alla maglia, lavoriamo anche le maniche. 3 e 4. Quindi qui ho le maglie alte in costa davanti, devo lavorare 1 2 3 4 maglie alte. Voglio arrivare qui per farvi vedere come andiamo avanti. 2 3 4. Prendo un pochino di filo. Uno, due, tre e quattro. Qui ho finito. Adesso qui abbiamo 4 maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo. Allora, scusate un attimo. Ok. Questo adesso dobbiamo continuare per tutto il giro, quindi adesso lavoriamo tutta la parte dietro della maglia, poi arriviamo qui dove abbiamo la manica e lavoriamo tutto intorno alla manica e poi arriviamo fino alla fine del giro, ok? Quindi lavoriamo tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Ok, adesso ricominciamo a lavorare, quindi facciamo una maglia bassa, una maglia bassissima in costa dietro. Io inizio in questa maniera, faccio una maglia bassissima così in costa dietro, 3 catenelle e poi lavoro ancora
3 maglie alte. 1. Ok. E vado avanti a lavorare. Adesso qui sto lavorando la manica, quindi lavoro sempre intorno alla manica, intorno alla manica e intorno al maglione. Così. Allora, adesso la lavorazione è molto facile, quindi bisogna solo andare avanti fino ad arrivare alle spalle. Adesso io vado avanti, non so quanti giri farò o quanti motivi dovrò fare per arrivare alla mia spalla, quindi man mano che io lavoro lo provo. Poi quando arrivo, diciamo all'altezza della mia spalla, ci ritroviamo, vi dico quanti motivi ho fatto io per arrivare alla mia spalla e poi facciamo un collo, ok? Quindi continuate a lavorare sempre a giro fino ad arrivare alle vostre spalle. Eccomi qua. Io ho fatto i miei giri e ho fatto 6 giri dall'attaccatura della manica fino qui alla mia spalla. Quindi questa è una misura piccola. Ok, quindi sono arrivata alla mia spalla. Adesso voglio fare un bordo e la scollatura qui resterà, in pratica resterà quasi in questa maniera, perché voglio fare un bordo in modo che poi le spalle restano un po' scoperte. Ok, quindi continuo a lavorare con l'uncinetto del numero 4 e lavoro, faccio la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui all'inizio. Abbiamo fatto una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro, quindi faccio questa lavorazione. Adesso però io non so quanti giri farò, quanti centimetri, quindi lavoro un po', poi provo la maglia. Scusate, e quando diciamo quando arrivo ad un'altezza che mi piace, poi vi faccio vedere, vi dico quanti giri o quanti centimetri ho fatto io. Va bene? Allora, facciamo così. Quindi qui io ho finito i miei motivi, quindi ho fatto 2 giri a maglia alta in costa davanti, 2 giri a maglia alta in costa dietro. Quindi vado nella prima maglia alta, faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle, avvicino un pochino, quindi una maglia alta in costa davanti, vado nella maglia seguente, maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro e continuo così per tutto il giro e poi ricomincio e lavoro le maglie come si presentano. Quindi poi vado avanti per un po' di centimetri e poi ci ritroviamo. Ok, lavoro finito. Allora, io ho lavorato all'incirca come ho lavorato qui il bordo del maglione, quindi 6 centimetri. Alla fine ho fatto un giro tutto a maglia bassa, diminuendo una maglia ogni 10 maglie basse, perché per dare un po' di sostegno. Ecco, quindi il lavoro adesso è terminato. Quindi non ci resta che nascondere tutti i fili. E il maglione è pronto per essere indossato. Spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento, che desiderate anche voi realizzarlo e fatemi sapere nei commenti se vi piace e anche se non vi piace. Va bene? Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacio a tutti, ciao.